Eccoci, bentrovati alla nostra serata basket. Sì, vi vado subito a presentare i nostri ospiti perché sono tanti, tantissimi temi, una serata ricchissima come di consueto, ormai come chi ci segue è abituato. E allora partiamo da Paolo Guiducci. Buonasera Paolo. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Giornalista, nostro opinionista, cura anche il giornale, che ricordiamo anche il nome, eccolo qua, pronto. Che è Tapin, che è legato a tutto il movimento cestistico del nostro territorio e viene distribuito anche all'interno del Palasport Flaminio di Rimini durante le partite di RBR, e c'è anche un bel concorso che ricordiamo subito legato al tiro libero. Esatto, il miglior tiratore di liberi della Rinascita Basket Rimini. Come se la cava il nostro ospite me lo direi dopo, perché prima lo andiamo a presentare. Prima però il presidente delle Bellaria Basket, Paolo Borghesi. Buonasera presidente. Buonasera a tutti gli ascoltatori. E al suo fianco il coach delle Bellaria Basket, Gibo Domeniconi. Buonasera. Buonasera. Ci rivediamo con piacere dopo qualche anno. Grande piacere. Ecco l'ospite di RBR, la guardia, Nicola. Ma Nicola ormai non lo chiamo neanche più a casa, immagino. No. Piccio Bianchi, buonasera. Buonasera, Piccio. Buonasera. Come è messo nella classifica, Piccio? Un po' indietro, ma perché ne tira pochi. Però potrebbe avere il 100% se sfruttasse quei pochi che... Beh, però si difende molto bene da tre, quindi lasciarlo continuare. Lo promuoviamo allora. Poi abbiamo Massimiliano Intorcia, responsabile tecnico di Insegnare Basket Rimini. Buonasera Max. Buonasera a tutti. A suo fianco Nicola Guastamacchi, responsabile tecnico del Garden Sporting Center. Buonasera a tutti. Buonasera Nicola. E il nostro Daniele Bacchi. Buonasera. Ci avete visto? Tantissimi i nostri ospiti, allora andiamo subito a bomba, partendo proprio con Piccio, da questa vittoria 109-80, per la prima volta avete scapicollato i 100 punti. Sì, abbiamo giocato molto bene in attacco, i giovani si sono comportati molto bene, visto che hanno giocato molti minuti, come Moffa, che ha fatto 18 punti, e Iuri ha fatto 16 punti. E la partita poi, primo quarto abbiamo sofferto un attimo, poi abbiamo dato un break significativo nel primo quarto e ci siamo un attimo, diciamo, liberati e ci siamo sciolti e siamo andati via nel secondo quarto. Abbiamo dato, mi sembra, 20 punti, finito 60-40 già. 60-40, il primo tempo. Poi 85-58 e 109-80. Paolo, direi un grande spettacolo, insomma, anche in casa questa volta, no? Di solito era un po' più fuori, invece questa volta anche in casa. Anche perché erano andati sotto di 5 punti nel primo quarto, si pensava a una resistenza un po' più intensa di Anzola, invece poi nessuno se n'è accorto, c'è stato un break, quando nessuno si è accorto che c'è stato questo break, ma in realtà Rimini era già fuggito un'altra volta con i due vedetti a sedere, anche Broglia. La squadra comunque si è rimessa immediatamente in carreggiata, ha stretto un pochino le viti dietro e in attacco segnavano tutte in tutte le maniere, quindi alla fine, insomma, vittoria strameritata e soprattutto molto prima del limite. Se fosse stato il baseball, anche ieri una vittoria per manifesta superiorità. Per manifesta. MVP Nicolo Moffa, votato anche dal pubblico tra l'altro, ed è la seconda volta, quindi Daniele, insomma, questo ragazzo sta mettendo in evidenza. 18 punti con 7 su 13 al tiro, prove convincenti anche per Francesco Bedetti, 17, tra l'altro, insomma, diciamo, ha recuperato un po', no? Dopo un inizio difficoltoso. Ramilli 16, la coppia Bianchi e Pesaresi entrambi a 12, poi con quota 100 superata, già a 2,50 dalla fine, insomma, con ancora 3 minuti da giocare, Spazio e anche a referto sono finiti Baby, Chiari e Bandi, quindi insomma direi tante belle note per i 1500 circa del Flaminio. Sicuramente è un campionato che comincia a parlare a due voci, la classifica ormai sembra già abbastanza inchiodata, e sono d'accordo con l'atteggiamento fin troppo aggressivo, che è stato anche giudicato così, del coach, che alla fine si è arrabbiato comunque come una bestia, nonostante fossero davanti, di un'esagerazione, ma alla fine bisogna dire la verità, non sbaglia, perché essendo un campionato a due voci, non a una, bisogna arrivare in fondo, quindi certe amnesie che potevano considerarsi ovviamente rilassanti, visto che ormai si vinceva di 35, da parte sua è giusto che vengano stigmatizzate, perché poi se si ripresenta in una fase di fine partita, quando sei un pochino stanchino, con un'avversaria che
invece ha voglia di morderti, allora fa bene, anche se in realtà la gente che avevo attorno diceva va dai, ma lascia stare, ma perché ti arrabbi? Ci vuole, perché i ragazzi sono stati più che bravi, perché hanno giocato di squadra anche fino alla fine, quando praticamente ogni volta che si andava in avanti andava dentro, e hanno dimostrato comunque del coraggio. Lo stesso Moffa, che si sta di partita in partita abituando alla squadra, perché poi sappiamo lui è arrivato anche un po' dopo, ha ritrovato quel coraggio e quella sfrontatezza che aveva anche l'anno scorso, dove oggettivamente giocava ben poco. È vero che l'avversario di ieri non è che fosse chissà che cosa, però lui stava in campo come si deve, e questo a noi del pubblico piace, oggettivamente piace moltissimo. La gente viene, si vede che c'è questa passione da parte dei giocatori, e insomma comincia a esserci questo feeling che all'inizio poteva sembrare un pochino più gelido, mi sembra che si stia cominciando ad omogeneizzare, e quindi stiamo parlando di basket di Rimini, insomma, non più di qualche campanilismo un po' strano, qualche vocina di traverso. Siamo a Rimini, il basket di Rimini. Chi ha sfiorato invece quota 100 è stato il Bellaria, perché insomma ci è andato davvero vicino. 96-76 contro l'International Imola, 31-12, quindi subito ha fatto capire bene i bellariesi che di voler vincere questa partita, però ha mollato subito Imola, 45-34, poi 73-58 alla fine del terzo parziale. Allora inizierei, Presidente, con il coach, che ci può raccontare un po' anche lo sviluppo tecnico-tattico della partita. Beh, i parziali parlano chiaro, la partita ha seguito l'andamento esatto dei parziali. Abbiamo cominciato con un bel atteggiamento, volevamo rivendicare, in settimana avevamo giocato in Coppa Marchetti e avevamo rimediato una brutta figura, perché in casa con Argenta siamo stati sommersi dalla loro verve e volevamo vendicare questa brutta partita, ce l'avevamo ripromessi, e la squadra è partita ha cominciato col piglio giusto. Poi c'è stato un po' di rilassamento, quello a cui si riferiva il tifoso prima, che non vorrebbe vedere mai, e purtroppo Bellaria si è vista questa cosa. Noi ancora siamo un po' più indietro, però nel terzo quarto i ragazzi hanno interpretato bene, sono rientrati in campo col piglio giusto e abbiamo ottenuto un margine, controllato la partita fino alla fine senza più patemi. Io sono soddisfatto di questa prestazione. Massimo vantaggio sul più 29, prestazione dei singoli 28 punti per Galassi, 24 per Foiera, quindi insomma stratosferico anche in questo caso come anche in altre occasioni, ma anche 14 per Maralasso e 11 per Tassinari, poi espulso e sanzionato con un tecnico e un antisportivo. Cosa è successo, Presidente, per il capitano? Si è lasciato un po' prendere la mano, è stato un po' l'arbitro è stato un po' severo? No, direi che un po' uno e un po' l'altro. Purtroppo qui è un argomento che non è bello da dire, però bisogna anche avere il coraggio delle volte di affrontare anche gli argomenti scomodi. Purtroppo nella Serie D abbiamo un livello arbitrale che forse non è più all'altezza del campionato, perché oggi nella nostra categoria abbiamo dei giocatori paracadutati da serie superiori, anche dalla A, di Foiera o dalla B1 come Tassinari, più Rombaldoni in altre squadre e così via. Per cui il livello si è probabilmente innalzato in questi ultimi anni, e invece la classe arbitrale, che per carità ce ne fossero, perché senza gli arbitri lo sappiamo non si può giocare, e anzi sarebbe da fargli un monumento, perché si fanno dei 200 km per neanche un piccolo rimborso spese, per cui sicuramente è una categoria da ammirare. Però purtroppo vediamo che tecnicamente sono un po' indietro, a volte si fanno prendere la mania di protagonismo e allora puniscono eccessivamente il campione, oppure a volte sono troppo timorosi e quindi subiscono un po' una sudditanza psicologica da questi ex campioni. Questo non va bene, dovrebbero cercare di essere sempre obiettivi. È chiaro che è difficile, io non so
se la federazione vuole affrontare questo argomento, se vuole fare degli stage ancora superiori di miglioramento, perché sicuramente è difficile reclutare dei ragazzi a fare gli arbitri, è difficile avere i numeri, questo lo comprendiamo. Però oggi c'è questa chiamiamola discrepanza tra una parte del gioco e l'altra. Poi è chiaro che i giocatori spesso ci mettono la loro, questo è innegabile. Ci sta, è un momento dell'agonismo, però sì. Ci sta insomma che ci si scaldi anche troppo. Al di là della parentesi a cui faceva prima accenno il coach, questo meno 38 con l'argento in Coppa Marchetti, però devo dire che il vostro campionato mi sembra che sia invece un campionato molto positivo. Adesso sicuramente è positivo, io non vorrei superare così allora le cose negative bisogna dimenticarle e mettere da parte, però è stato un campanello d'allarme serio quello con Argenta, perché prendere una partita così sotto gamba non va bene, tant'è che poi sabato prossimo dobbiamo andare a giocare in campionato proprio ad Argenta, quindi Coach Gibo capace sicuramente avrà già trovato le contromosse per rifarsi ad Argenta rispetto adesso tocca Ferro sicuramente mentre dico questo. No, sicuramente, però devo dire la verità, conoscendo un po' anche il coach Gibo Domeniconi, devo dire che sicuramente non verrà replicata quella partita, non ci sarà un problema di approccio sbagliato alla gara, immagino, però così penso io, così. Questo sicuramente no, i ragazzi erano dispiaciuti dopo la brutta prestazione con Argenta, tant'è che come ha detto il coach si sono subito prontamente riscattati e credo che faremo una bella partita anche ad Argenta. Adesso Gibo sta preparando bene tutta la settimana gli allenamenti, quindi poi il campo parlerà. Argenta in questo momento è indietro di 4 punti rispetto a noi, ma questo non vuol dire perché è stata la sua una partenza un po' ad handicap con degli infortuni, per cui la squadra è veramente forte, una tra le migliori che annoverà questo torneo, per cui vediamo, ce la andiamo a giocare tranquilli e poi basta, non diciamo altro cosa non succederà. Diciamo altro. Vincio, sei soddisfatto del tuo campionato fino a questo momento? Noi sì, per ora abbiamo sempre vinto, abbiamo affrontato diciamo di valore squadre come Imola e Salus, per me sono state le più toste. Gaetano Sciria ci ha dato anche fastidio, però dopo siamo andati, abbiamo giocato bene quella partita in casa. Adesso fra 2 settimane arriverà Basket 2016, però naturalmente pensiamo prima a Castel Guelfo, che bisogna affrontare naturalmente tutte le squadre, stare sempre concentrati. Per ora stiamo facendo un buon campionato. Con noi, vicino a noi c'è soltanto Basket Bologna 2016 che ha punteggio pieno. Fiorenzuola ha perso l'ultima a Bologna in casa della Salus e Imola ha perso a Fiorenzuola, quindi sono dietro di 2 punti, ma sono sempre attaccate. A livello personale? A livello personale sono soddisfatto, ho fatto l'ultima partita in casa che ero partito male, poi mi sono ripreso, però per le altre partite sono soddisfatto, alcune disattenzioni in difesa, alcune partite, però dai, l'ultima ho giocato bene secondo me, non so, il pubblico si è apprezzato. Max e Nicola, allora parlatemi un po' di questa collaborazione, siete ovviamente parte della famiglia RBR, intendo anche a livello proprio societario, quindi insomma siete tra i pilastri che hanno formato questo bel gruppo che poi adesso ci sta facendo divertire anche la domenica con Piccio e i suoi compagni. C'è però già, era già in atto già prima, una bella collaborazione tra IBR e il Garden, con questa bella palestra, tra l'altro, insomma io ci passo tutti i giorni perché mio figlio che viene lì, quindi insomma questa bella palestra nuova dedicata a basket e a pallavolo, che direi, Nicola, parto da te, è un bel arricchimento della vostra offerta, un completamento se vogliamo, no? Certo, è un completamento che ci voleva, noi oltre, ricordo, abbiamo 10 sport all'interno del Garden, e quindi ci voleva anche il basket e la pallavolo, e quindi abbiamo tolto un campo al calcio, abbiamo fatto questa bellissima struttura tutta in legno, e quindi abbiamo avuto la possibilità di continuare, e la collaborazione che è iniziata molti anni prima con Massimiliano, con la squadra, e quindi abbiamo fatto delle belle cose, siamo stati tra i promotori insieme a Paolo Carasso a intorcere già da anni a pensare questa idea di Rimini il basket e farlo partire e lanciare. Siamo molto contenti di essere anche consiglio di amministrazione per cercare di fare il meglio che si può e cercare di portare più bambini possibili al basket, ricordando che noi abbiamo circa 1600 bambini
e quindi cerchiamo di spingere i bambini anche verso il basket, senza forzare ovviamente. Quindi siamo contenti e felici che insomma questa iniziativa, che è partita da lontano, si è concretizzata quest'anno. Un po' fatica, però visto i risultati che si stanno ottenendo, siamo veramente entusiasti di questa cosa qua. Anche perché insomma il Garden punta sempre molto proprio sulla possibilità anche di praticare per i giovani soprattutto più sport, quindi insomma certo. C'è la possibilità di affiancare, no? Il nuoto al basket, il calcio, no? La pallavolo, per dire insomma, no? Per fare solo alcuni esempi delle possibilità. Infatti la multidisciplinarità, che è tutta auspicata da anni, da decenni nello sport, noi la facciamo in pieno, la facciamo già da 30 anni con il centro sportivo, con il centro estivo, ma dove i bambini fanno 10 sport in pratica. Invece nell'inverno possono benissimo scegliere, oltre all'attività principale, una seconda attività per poterla praticare. Quindi abbiamo la possibilità di questo interscambio tra le varie attività, che permette poi di far decidere al bambino quale sarà lo sport che farà in futuro. Quindi la multidisciplinarità ha pagato e paga tantissimo dal livello, appunto, dal punto di vista tecnico proprio, fa crescere i bambini dal punto di vista coordinativo. Bene, prima di sentire anche Max, giustamente, molto professionalmente Silvia, si è fermato, però insomma anche delle avance, perché sì. Anche delle avance, insomma, andando molto carine, insomma, complimenti. Grazie. Ti fanno i complimenti, ringraziamo. Max, allora, dicevamo, è un progetto che è nato già da... cioè, non tantissimi anni, però insomma già da 2-3 anni mi sembra che siano. Sì, sono 4 anni. Come passa il tempo? Esatto. Sono 4 anni che IBR collabora con il Garden, e diciamo che c'è stato un avvicinamento. Io e Nico ci conosciamo da tantissimo tempo, e anche con il dottor Pasini c'è stato sempre questo discorso sulla multidisciplinarietà. Ci siamo avvicinati perché per noi era importante che anche i ragazzi dell'IBR potessero poi svolgere durante l'estate, ma poi anche durante i nostri corsi invernali, un'altra attività parallela, perché questo abbiamo notato che migliora tantissimo le loro prestazioni, la loro coordinazione, questo non solo nella pallacanestro. E quando c'è stata l'opportunità di poter, diciamo così, progettare insieme oppure dare una mano, per l'idea che ha avuto anche il dottor Pasini di avere all'interno del Garden una palestra dove si potesse fare i due sport che in definitiva mancavano al Garden, che è la pallavolo e la pallacanestro, hanno chiesto la nostra collaborazione e siamo stati molto contenti di potergliela dare. I risultati sono ottimi, ci sono istruttori dell'IBR che lavorano all'interno del Garden per la formazione, diciamo, di questi gruppi di basket e di mini basket, ma abbiamo cominciato anche a diciamo così, far crescere istruttori che erano all'interno del Garden, ma che stanno cominciando ad avvicinarsi a fare gli istruttori di mini basket in questi gruppi. I ragazzi sono quasi un centinaio, in questo momento siamo a 90 ragazzi che dall'anno scorso a quest'anno sono stati i primi 2 anni dove abbiamo potuto cominciare a lavorare, dall'under 15, under 14, under 13, poi il mini basket con il baby basket, perché Nico ricordava prima che durante l'estate alla Junior ci sono più di 1500 ragazzi che fanno attività e sono stati sensibilizzati a provare a fare pallacanestro, e questo gli ha permesso di avere un bacino importante che noi stiamo cercando di aiutare a far crescere. Nel progetto di RBR, come sai Roberto, la cosa fondamentale è quella di allargare tantissimo la base. Un domani, se un bambino che proviene dal Garden o dall'IBR o da Villa Verucchio, da San Marino, può avere la possibilità di giocare a livello professionistico, a livello senior, saremo ben contenti di farlo esordire al Flaminio, insomma. Quindi questo Bene. È l'obiettivo. A proposito di Flaminio, ieri c'è stato un compleanno anche festeggiato, insomma 50 anni cifra tonda. Max, coinvolgo te perché sei quello qui in studio più legato a Paolo Carasso. Sì, siamo amici da vecchia data, da quando abbiamo cominciato a... diciamo così, a crescere insieme al Papa, e quando ci hanno dato questi 79 famosi che da quel tempo, da quel periodo abbiamo fatto tutte le finali nazionali, poi via via tutte le annate che abbiamo vissuto insieme. Sì, siamo diventati grandi, diciamo, abbiamo raggiunto i 50 anni, io da un mezzo secolo, mezzo secolo. Io da un paio d'anni, Paolo ieri, è stata molto carina
anche il festeggiamento che c'è stato al Flaminio, le persone che insomma hanno voluto festeggiare e ricordare, per cui direi che è stata una giornata da ricordare anche per quello. E noi gli facciamo gli auguri, insomma ne approfittiamo, con un giorno di ritardo gli facciamo gli auguri. Parliamo anche di un'altra, perché in contemporanea ieri è stata una giornata per diciamo, l'appassionato di pallacanestro in cui davvero dividersi, no? Perché c'è stata anche questa bella iniziativa l'Happy Riviera Day, che devo dire sfortunatamente proprio diciamo, c'è stata una coincidenza tra una partita interna, no, di RBR, altrimenti sarebbe stato ancora più bello, no? Perché sarebbe stata un'altra opportunità. Però comunque anche in questo caso devo dire Flaminio pieno da una parte, Pala Karim e quello che volgo te Daniele pienissimo dall'altra, con in campo, ricordiamo, il basket in carazione di Serie B, sono stati i nostri ospiti la settimana scorsa, NTS Riviera Basket Rimini contro il BIC Genova, è finita 36-71, e poi c'è stata la festa, poi il basket C femminile con la Renato più Basket Rimini che ha battuto invece la Libertas Forlì per 85-28, e alla fine c'è stato anche il terzo tempo, festa, insomma... diciamo che un'altra festa, c'è stata una festa al Flaminio e una festa al Pala Karim, possiamo dire così, vero Daniele? Sì, è stata una festa bella, diciamo che la BIC di Genova è venuta a guastarcela, ma se lo aspettavamo. Sono molto forti. Sono molto forti, ci sono da prendere in considerazione, diciamo, due aspetti nel basket in carrozzina. L'entusiasmo e la dedizione sono identiche a quelle di tutti i giocatori del mondo. Dal punto di vista fisico sei in carrozzina e il tuo livello di handicap va a incidere moltissimo sulla prestazione finale, fermo restando che chi è venuto da Genova aveva un controllo della palla nettamente superiore, e quindi la differenza grossa l'ha fatta la loro esperienza rispetto alla nostra. Noi avevamo un po' di problemi, diciamo, di più dal punto di vista fisico, adesso bisognerebbe andarci a spiegare un pochino, ma poi lo faremo in un altro momento. E purtroppo cosa succede? Che quando tu arrivi dall'altra parte sei stanco, e allora quella palla fa fatica ad andare su. E loro con una tecnica, con una fisicità superiore e una tecnica oggettivamente superiore se la sono portati a casa anche prima del tempo. Però questo non ha cambiato niente, la festa è stata bella, il pubblico si è comunque divertito, perché in ogni caso abbiamo segnato 36 punti, che non sono pochi, oggettivamente se appunto arriveremo ad essere un pochino più precisi dal tiro, dal momento che comunque noi vicino al canestro ci arriviamo, e allora potremo essere anche più pericolosi, perché in fin dei conti l'avversario poi ti battezza se vede che tu segni poco, e quindi dobbiamo puntare molto anche a quell'aspetto lì di riuscire ad arrivare ad avere una percentuale di tiro migliore, poi dopo il resto arriverà. La percentuale di tiro migliore invece ce l'avevano le ragazze dell'Happy, perché le altre ragazzine di Forlì erano effettivamente ragazzine molto piccole, se le sono mangiate, cioè andavamo, insomma, Happy andava quattro volte la velocità delle altre, e nonostante in panchina di Forlì ci fosse un monumento come Rod Griffin, insomma, delle volte non basta avere un bravo allenatore, bisogna avere anche delle giocatrici. Anche perché purtroppo però non è potuto scendere in campo. No, lui, peraltro forse sarebbe stato anche peso, perché va più piano di me. Forse è stato meglio così. E quindi le ragazze se la sono suonata e cantata dall'inizio alla fine senza nessun problema. E per carità, molto bene così, tre partite vinte, ottimo avvio per ragazzi. Entusiasmo, velocità, oggettivamente vedere il basket femminile adesso è uno spettacolo. Io che sono decisamente vecchio, che ricordo com'era il basket femminile di 40 anni fa, faceva molto sorridere, adesso invece tu vedi dei passi di incrocio, vedi delle rotazioni, dei giochi che non dico da maschi, da giocatori veri, perché loro sono brave ragazze, da giocatori veri, quindi è veramente uno spettacolo vedere anche il basket femminile, quando in passato oggettivamente non lo era. Allora, andiamo a vedere tanto di cappello.
Rapidamente anche qualche nota per quanto riguarda i tabellini. Bonato in doppia cifra 10, ovviamente stiamo parlando di Riviera Basket, sì. Acquarelli 9, ricordiamo sono stati i nostri ospiti, quindi sì, sono stati i top scorer per quanto riguarda la loro squadra. Gardini 6, Martinini 5, De Gregorio 4, Bike 2, per i liguri di rilievo i 28 punti di Amasio. Per quanto riguarda invece la Renauto, 17 punti per Re, che è stata nostra ospite, Gloria Re, proprio lunedì scorso, 14 per Novelli, 11 per La Forgia e Lazzarini appunto è sempre a quota 11. Rapidamente anche per quanto riguarda la C-Silver, Taurus Iesi, Pallacanestro Titano 48-88, insomma un più 40 abbondante, 17-23, 26-49, 34-68 appunto, e poi la finale l'abbiamo già detto, 27 assist di squadra, a dire insomma di una buona prestazione collettiva. Top scorer Buo con 20 punti contornati da 7 rimbalzi, 3 recuperi e 3 assist, doppia doppia per Felici 14 più 10, 15 punti più 8 rimbalzi, 5 assist per Michele Padovano, quindi anche lui sugli scudi. In doppia cifra anche Macina 11, Zanotti 10. Per la C-Silver ancora Granaroro Dulca Angels 53-71, 14-13, 24-35, 39-46, top scorer Zannoni con 21 punti. In doppia cifra anche Russo con 12, Lucchi, Fornaciari e Fusco tutti e tre con 11. Poi Polisportiva Stella per quanto riguarda la Serie D con il Castiglione Murri 74-65, quindi una vittoria per la Stella 16-20, 27-33, 49-48 e poi la finale che ha sorriso appunto ai riminesi. Top scorer della Stella Del Turco con 23 punti più 8 rimbalzi e 10 falli subiti, 16 per Pinto e 10 per Bomba, meno prolifico del solito ma chiuso in doppia doppia con 11 rimbalzi. Ancora Serie D, Dani Dolphins Riccione Argenta 82-96, 21-27, 48-38, 71-68 i parziali. Gli ospiti più profondi hanno rifilato ai riccionesi un break di 20 a 7 negli ultimi 5 minuti, 24 punti per Pierucci che purtroppo si è infortunato nei minuti finali, nei quali è stato espulso anche coach Ferro, in doppia cifra anche Mazzotti 18, Amadori 12, Vandi e Chiste tutti e tre come Amadori appunto a quota 12. Per la promozione è arrivata un'altra bella vittoria per appunto la formazione del Rosen Crown Villanova Tigers 60-48 sul campo di altri tigri, il Basket Tigers 2014 di Forlì, con appunto 60-48 il punteggio finale per chi ha giocato in trasferta, 7-16 e quindi 7 Forlì, 16 Villanova, poi 19-24, 30-42 invece per quanto riguarda i parziali. In doppia cifra Serpieri con 13, Panzeri con 10, Ambrassa e Buo si sono fermati a 9 appunto a 9 punti, sono 7 su 7. Paolo, tu segui abitualmente, anche per motivi familiari, insomma, perché insomma hai due figli che ci giocano nei Villanova Tigers, questa squadra che sta facendo percorso netto. Ah, non c'è niente da dire, a questo punto ha rispettato i pronostici, vincendo le partite che doveva vincere fino a questo momento, soffrendo perché comunque la larga parte di queste partite ha fatto anche piuttosto fatica, come venerdì a Forlì. Ci tenevamo doppiamente perché questi hanno un po' espropriato il nome Tigers, visto una società più nuova, mentre Villanova è da 40 anni, scherzi a parte, è una partita piuttosto complicata. E avete fatto vedere che sono le vere tigre. Esatto, nel secondo quarto si è complicata assai, poi però alla distanza insomma sono riusciti ad essere tranquilli, a fare le cose che dovevano fare. Buo ha i suoi 9 punti, ma in realtà sono stati 9 punti molto pesanti, perché ricordiamo questo è un ragazzo del 2002 che nelle ultime due partite ha ingranato la sua marcia, questo è un ragazzo che sicuramente può fare strada, ed è il fratello di quell'Andrea che ha fatto MVP della partita dei Titans vinta col Sarajevo, quindi buone notizie insomma sul nostro campo, ma anche con i ragazzi che stanno giocando con altre formazioni, quindi siamo più che soddisfatti. Torno al Bellaria Basket, Presidente, qual è l'obiettivo? Perché dicevamo insomma un buon campionato, però qual è l'obiettivo che siete posti? Partiamo sempre con l'obiettivo che è quello di divertirci, quindi lo stiamo facendo e speriamo di continuare, poi a fine campionato tireremo le somme e sarà quel che sarà. Non vogliamo mettere sotto pressione il nostro coach, che lo vedo tranquillo, è giusto che sia tranquillo, così lavora bene così come i giocatori, l'ambiente è buono, vengono a vederci, il palatende è sempre pieno per quel po' di posti che può ospitare, quindi Bellaria
diciamo una piazza abbastanza nuova per il basket, perché è appena 10 anni che di fatto la società è un po' di più che opera, però che fa i campionati di senior è una decina d'anni, per cui già è un ottimo risultato. Poi se a fine campionato siamo là in su, bene, se non ci siamo andremo a brindare ugualmente, non è un problema. Però è bello, perché stiamo parlando di un ritorno al Flaminio per quanto riguarda, no, appunto RBR. Stiamo parlando di una doppia iniziativa, no? Basket in carrozzina, basket femminile, che comunque riempie una pala Karim. L'arena dei Tigers, in questo caso era in trasferta, chiaramente la formazione di Villa Verucchio, però solitamente è sempre strapiena, bell'aria pure, quindi è bello proprio parlare di questo grande amore, questa grande passione che c'è insomma qui nella Romagna per la palla a spicchi. Coach, e diciamo che la prossima vi darà l'opportunità del pronto riscatto, perché poi sono passati pochi giorni, alla fine 10 giorni dall'altra sfida di Coppa invece. E sarà una gara molto impegnativa a casa loro, un campo anche caldo. Sono convinto che i miei ragazzi l'affronteranno in un modo completamente diverso da quello che è accaduto martedì. Ciononostante è una gara aperta, perché loro sono un'ottima squadra. Come diceva prima il presidente, sono partiti ad handicap perché avevano una fortuna, che adesso hanno recuperato tutti, perciò affrontiamo una squadra completa che gioca con 11-12 giocatori. E anche noi siamo in un buon momento, perciò io sono convinto che alla fine sarà una bella gara e vediamo che vince il migliore. Se il migliore siamo noi, pazienza, voglio dire. Ce ne faremo una ragione, no? Giustamente sì. Tra l'altro, presidente, dicevi che siete una società relativamente giovane, però siete una società che già, insomma, in una potenziale formazione tipo di sempre può annoverare già nomi importanti, perché è vero che sono tutti giocatori, tra virgolette, non me ne vogliono, diciamo, non proprio di primo pelo, no? Però insomma sono passati da voi Germascarone, adesso ci sono Tassinari, Foiera, insomma altri, adesso non voglio far torti a nessuno, Angeli, insomma, quindi giocatori che hanno fatto un po' anche la storia, no, della nostra pallacanestro. Beh sì, cerchiamo sempre di creare quel giusto mix tra l'esperienza e la gioventù. Quest'anno tolti Foiera, Tassinari, Mazzotti, e appena si riprende Manu Benzi, gli altri sono tutti ragazzi che hanno dei 2002, quindi hanno 16 anni, 2000 ne hanno appena 18-19, per cui sono tutti dei ragazzini di fatto, perciò la squadra direi che è molto più giovane rispetto agli altri anni quest'anno. È ovvio che se metti solo dei ragazzi giovani forse ti manca l'esperienza, quindi riuscire a dare quella giusta dose di esperienza va bene. Poi se hai la fortuna di incontrare persone straordinarie come il Tasso o come Charlie, Foiere, Tassinari, certo, sì, sì. Direi che hai fatto bingo, perché sono veramente fantastici non solo dentro il campo, non solo a giocare, ma anche nello spogliatoio o anche durante il viaggio, quindi questo qui ti fa gruppo e ti fa crescere anche i ragazzi più giovani, per cui a volte è bello anche mandare magari i ragazzi dell'Under 18 a fare allenamento con il coach che è bravo, e in più si può avvalere anche della collaborazione di questi campioni, che per me sono ancora campioni anche se non giocano più in Serie A, perché uno è campione prima nella vita che è sul campo. È vero, sono d'accordo, e poi confermo anche, insomma, avendo avuto la fortuna anche di conoscerli in questi anni, confermo anche le parole dette dal presidente. C'è una proposta di Rita. Sì, ci scrive: visto che è iniziata la vendita al Flaminio delle magliette RBR, sarebbe bello vedere il 2 dicembre, in occasione della partita contro B 2016, tutto il pubblico con le maglie rosse. Sarebbe una bella cornice. Questo è l'invito di Rita che giriamo al nostro pubblico, però prima, Piccio, c'è un altro match, come ricordavi prima. Sì, Castelguelfo da loro, sì. Sono una squadra ostica, comunque, anche loro hanno vinto delle partite in casa contro squadre che erano alla loro pari. E noi andiamo là naturalmente per fare la nostra partita, la prepareremo in settimana e daremo sempre il massimo per portarla a casa. Allora, in chiusura, poi andremo a sentire anche proprio l'MVP Nicolo Moffa, che sapete insomma viene votato sul nostro sito newsrimini.it e che poi
viene intervistato a fine partita, sentiremo anche coach Massimo Bernardi in chiusura di trasmissione, però prima volevo chiudere per quanto riguarda la parte in studio con Nicola, perché c'è sempre una bella iniziativa che insomma non bastano mai queste iniziative, e fate bene a farla, a portarla avanti, che è legata proprio alle famiglie che diciamo sono tra virgolette più bisognose, no? Nel senso che non hanno magari la possibilità di far praticare uno sport con continuità ai propri figli. C'è questa possibilità anche al Garden? Sì, abbiamo, per il secondo anno abbiamo fatto il progetto ISE, praticamente, dove i bambini che fanno parte di famiglie insomma non hanno bisogno di essere aiutate, possono venire gratuitamente o delle cifre molto basse all'interno delle nostre strutture. E l'altra cosa importante che ci tengo a precisare, noi siamo fautori della famiglia sportiva. La famiglia sportiva è molto importante con gli esempi trasmettere lo sport, non soltanto con le parole. E quindi noi siamo contenti, quest'anno abbiamo avuto un incremento di un 30% di famiglie sportive all'interno delle nostre strutture, che vorrei ricordare abbiamo circa 12.500 soci all'interno delle nostre strutture, e abbiamo tantissimi genitori che hanno capito questa filosofia, ed è la nostra gioia, la nostra vittoria. Noi non facciamo partite, o meglio facciamo con i nostri bambini, però è la nostra vittoria proprio aver portato tante famiglie, continuano a portare tante famiglie riminesi all'interno dei nostri centri, che trasmettono la voglia di fare sport ai propri figli, e penso che sia il desiderio più bello di un genitore sportivo. Una famiglia molto sportiva è la famiglia Guiducci, che ha ben 3 cestisti e poi dopo 4 cestisti, tutti dediti alla pallacanestro, quindi proprio tra mini basket e senior. Però era importante invece adesso dare a Piccio Bianchi ciò che di Piccio Bianchi, perché l'abbiamo tirato in ballo prima sulle percentuali di tiri liberi, che non è in questo momento nel suo forte, mentre invece è secondo nella classifica di C-Gold per quanto riguarda le palle recuperate, 10 in 6 partite, ovvero 1,67 di media, quindi è un suo marchio di fabbrica, oltre che al tiro dall'arco. Giusto, hai fatto bene, perché il dato statistico insomma va premiato. Benissimo, allora siamo in chiusura. Io ti ringrazio Silvio per avermi accompagnato in questa serata, ringrazio tutti i nostri ospiti di questa sera. Adesso sentiamo coach Bernardi, Nicolo Moffa MVP del match con Anzola. Appuntamento per quanto riguarda calcio.basket a lunedì prossimo, sempre a partire dalle 19:35, ovviamente prima calcio e poi la chiusura dedicata al basket. Ma a proposito di basket, vi ricordo che dopo appunto le interviste e dopo il TG che seguirà ci sarà la partita proprio di RBR con Anzola, quindi restate con noi perché continua la nostra serata dedicata allo sport. Buon proseguimento. Massimo Bernardi, la scorsa volta mi ricordo mi avevi detto che ti era dispiaciuto per il pubblico perché la squadra non aveva offerto la prestazione che tu avevi in mente. Oggi però penso che tu possa ritenerti soddisfatto. Per l'attacco sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una bellissima pallacanestro, abbiamo attaccato bene tutto, la uomo, zona, abbiamo fatto contropiede, siamo riusciti a giocare bene a basket anche a schema rotto, penetra scarica, insomma si vede che il lavoro che stiamo facendo dà i suoi frutti, un po' meno per la difesa perché 80 punti sono troppi, però non è che posso fare tanto il noioso. Sono contentissimo di questa partita, sono contento della cornice del nostro pubblico bellissimo e sono contento di aver fatto questa partita per poterla dedicare a Paolo Carasso, che oggi è il suo compleanno, e quindi questa vittoria, Paolo, è per te. Ecco, i progressi offensivi che abbiamo visto oggi sono il frutto anche del lavoro svolto in queste 2 settimane in cui hai avuto modo di lavorare con più calma, e questo può aver aiutato la squadra anche a crescere in quanto nell'intesa insomma, tra i giocatori? Ma sì, è chiaro che ogni settimana di lavoro è un miglioramento della nostra organizzazione di gioco, sia di difesa che di attacco. Ma anche prima avevamo fatto lo stesso tipo di lavoro, poi dopo in campo ci sono varie componenti, c'è l'avversario, c'è a volte la tensione, a volte c'è un po' di rilassatezza che non deve essere, sai, la squadra è composta da uomini e come uomini abbiamo tutti quanti i nostri pregi, i nostri difetti, e quello che è più importante e bello è riuscire a metterli insieme, a trovare un filo conduttore che li unisca nell'impegno, nel divertimento
nel giocare cattivi ma sempre con il sorriso sulle labbra. Queste due settimane abbiamo lavorato bene, ma io sono certo che noi miglioreremo sempre di più durante il campionato, perché insomma, lavoriamo tanto, lavoriamo bene. I ragazzi sono da migliorare perché hanno ampi margini di miglioramento, anche quelli che voi vedete più bravi hanno tanti margini di miglioramento. Stasera abbiamo iniziato bene, ma nel primo quarto abbiamo avuto un attimo un calo e alcuni nostri giocatori di riferimento non hanno prodotto quello che dovevano produrre, e quindi questo fa capire che tutti hanno margini di miglioramento, anche loro. E i ragazzi che sono entrati dalla panchina sono stati molto reattivi, molto bravi. Ecco, proprio quest'ultima cosa volevo chiederti: se guardiamo il tabellino, ci sono a parte 5 giocatori in doppia cifra, che direi che è un ottimo segnale, ma poi un esempio lampante, l'MVP è Moffa, partito dalla panchina, un ragazzo del 99, e questo a significare di come, se i titolari non fanno sempre i punti, ci sono ragazzi altrettanto bravi pronti a tirare sulla squadra. Sì, altrettanto bravi, ma con margini di miglioramento, con un lavoro specifico che bisogna fare. Per esempio Moffa deve diventare un giocatore a 360 gradi. Non esiste soltanto il tiro da tre punti, ma esiste contropiede andando a finire al ferro a schiacciare. Esiste la difesa, esiste l'attenzione sul lato debole, lato forte, rimbalzo. Insomma, sono tante le componenti. Io gli sto dietro perché lui lavori bene come voglio io, e se lavoro come dico io ha possibilità di giocare ed essere molto utile alla squadra, ma non lo facciamo mai. Nominiamo anche un altro nostro ragazzo che non ha avuto tanto spesso la possibilità di giocare, stasera si è fatto trovare pronto, Yuri Ramilli. In settimana abbiamo avuto Cristo Ferdini con influenza, lui ha lavorato benissimo in settimana, è stato molto molto bravo in attacco. Anche lui deve migliorare tanto in difesa, alcune situazioni di un po' di esperienza, salta troppo alle finte, rimbalzi ne può prendere di più, però è sulla strada giusta ed è giusto quello che tu hai detto. Io so che posso contare su 10 giocatori, anzi su 12, perché anche Vandi e Chiari hanno fatto vedere di essere bravi. Chiari è diventato un atleta straordinario e Vandi c'ha talento, c'ha velocità, c'ha faccia tosta, quindi va bene così. Nicolò Moffa, per la seconda volta quest'anno votato MVP dal pubblico, ormai stai diventando sostanzialmente un beniamino, ma è giusto così perché giochi bene, oggi hai segnato tanto, ti sei dannato l'anima per la squadra. E quali sono le tue sensazioni in una giornata così bella? Oggi ringrazio il pubblico per avermi eletto per la seconda volta MVP e oggi ho dato quello che potevo quando sono entrato in campo per il bene della squadra, per portare a casa questa partita, e insieme ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato bene in settimana e ci siamo allenati apposta per cercare di prendere dei vantaggi dalle difficoltà degli avversari, e ci siamo riusciti. Dopo ovviamente il premio mi fa piacere, ma siamo stati bene, siamo stati bravi tutti, tutta la squadra, ormai è una cosa unica, un solo giocatore, siamo in 12 che però fanno un solo giocatore che porta le vittorie, noi, Rimini. Ecco, nella fase offensiva sei già fortissimo e questo non te lo toglie nessuno, però vediamo che Massimo spesso ti striglia in difesa. Ecco, se ci puoi dire un po' più nello specifico cosa ti dice per migliorare. Diciamo che la difesa è sempre stata la mia pecca, me l'ha sempre ripreso tutti i miei allenatori che ho avuto fino adesso. Con Massimo ci stiamo lavorando in allenamento perché vuole aiutarmi a diventare un giocatore di Serie A, se è possibile, e stiamo lavorando insieme per fare in modo di allenarmi sulla difesa, perché anche lui pensa che in attacco per adesso, dai, posso bastare. E sulla difesa lui mi riprende un po', dai, su tutto, su difendere l'uno contro uno principalmente, su stare davanti al post basso, che anche in questa partita sfortunatamente mi ha, come posso dire, reso un po', mi è stato difficile difendere contro gli altri giocatori in post basso perché fisicamente erano un po' più grossi di me, ma so io e sa anche lui che
ci stiamo lavorando insieme, devo cercare di andare davanti, devo cercare di difendere, perché è dalla difesa che parte tutto. Una palla recuperata porta un canestro facile, quindi prima cosa la difesa, poi l'attacco viene in seguito. Il programma è stato offerto da Nuova Ricerca. Thermocontrol Service. Thank you.